abbiamo deciso di partecipare a questo evento sul design qua a Milano con grandissimo entusiasmo. Questo evento che ci ha chiamato a immaginare un sogno, lo abbiamo voluto fare appunto immaginando la nostra azienda che è partita con un sogno, è partita negli anni 70 e abbiamo voluto riprodurre un po' qual era quell'atmosfera un po' onirica che aleggiava intorno a quei fantastici anni, che hanno visto sicuramente delle grandi trasformazioni e che per quanto ci riguarda hanno visto la partenza dell'azienda e anche un po' il essere subito un po' diversi dagli altri, che è quello che ha caratterizzato la nostra storia. Noi siamo un'azienda che è nata a Fabriano, in provincia di Ancona, quindi nelle Marche, quindi lontano dai grandi circuiti internazionali. È nata da un'idea, da un sogno appunto di mio padre, che negli anni 70 si inventa questo prodotto che è qua alle mie spalle, che erano delle banali cappe aspiranti, banali oggi, quella volta non esistendo, sicuramente tanto banali non erano, però è stato l'inizio del sogno. Mio padre muore nel 78, io ero piccolo, avevo 16 anni nel 78, però questo ha fatto sì che io lasciassi tutto, mi sono subito messo in azienda. L'azienda è subito partita con una marcia diversa, con una marcia molto più managerializzata. Poi c'è stata un'altra tappa molto importante che ritengo una delle chiavi di volta del nostro successo, che è stato quello di un incendio. Un incendio ha bruciato uno stabilimento, erano circa 15 anni fa. Noi dalle ceneri di questo incendio, dalle ceneri di questo stabilimento siamo rinati molto forti, siamo rinati come gruppo molto più coeso, siamo rinati con una identità molto più forte. Questo per dire che alle volte non è dai momenti di gioia che nascono queste nuove cose, alle volte è dai momenti drammatici, la morte di mio padre, un incendio, che si riesce a creare la discontinuità che poi dà la possibilità a aziende come la Elica di riuscire a primeggiare nei mercati in giro per il mondo. Noi all'interno della nostra azienda non abbiamo portato il design, cerchiamo di portare l'arte, cerchiamo di portare un qualcosa che riesca a prendere la passione che dagli operai ai dirigenti è in ognuno di noi.